schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio del Tuning 2.0. Andremo a vedere un'altra delle auto rilasciate oggi. Quest'auto è diciamo molto somigliante a due Ford ragazzi, la Ford Escort RS Turbo e la Ford Fiesta VRC ragazzi, diciamo che ti somiglia molto. Quest'auto si chiama GB200, è una Vapid e la potete trovare per questa cifretta qui ragazzi. Diciamo che il prezzo è abbastanza abbordabile, 940.000 insomma non sono male, e devo dire che mi ha lasciato abbastanza soddisfatto quest'auto ragazzi, sia per quanto riguarda le prestazioni che per quanto riguarda le modifiche, perché devo dire che comunque ha delle ottime modifiche, ha parecchie cosine. Andiamo a vedere più nel dettaglio quello che ha questa auto. Comunque devo dire che è veramente veramente bella. Io qui nel modificarla ragazzi, diciamo, ci ho messo un pochino di più a decidermi quale pezzo volevo mettere, quale pezzo non volevo mettere, e quindi diciamo ci ho messo un tantino di più nel modificarla. L'unica cosa che mi ha deluso un pochino di questa auto ragazzi, e devo dire veramente che la Roxana non gli costerebbe un cazzo, è che comunque i fari che sono sul cofano non si accendono ragazzi, sono solamente a scopo ornamentale. E io dico, puttana della miseria, Roxar di merda, che cosa ti costa far accendere quei quattro fari di merda che hai messo sul cofano dal momento che io li sto pagando? Comunque per il resto ragazzi, diciamo che l'auto è abbastanza buona, 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 anche se io non l'avrei messa nella categoria super, perché secondo me non è un'auto, diciamo, della categoria super. Oddio, sinceramente non ho neanche visto, perché io l'ho trovata in Legendary Motorsport, quindi automaticamente ho connesso il fattore che sia una super, però ci sta anche che magari non sia una super. Io adesso non me lo ricordo. Comunque sia, diciamo che è una bella auto, è una bella auto che io andrò a fare di questo colore ragazzi, un colore crew che ho messo in un'altra crew secondaria che ho. Questo ragazzi è il Keflon come colore, è molto 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 bello, e niente, andiamo a vedere come fare questa auto ragazzi. Come vi ho detto, ho avuto parecchie indecisioni per fare questa auto, perché è veramente carina. Per quanto riguarda le prestazioni ragazzi, è abbastanza prestante come auto, è sfiziosa, è divertente da guidare, è abbastanza scattante come auto, e io suppongo che comunque molti di voi la compreranno, visto che comunque ha un prezzo abbastanza abbordabile. Che dire, la consiglio? Non la consiglio? Oddio, se avete i soldi, come dico sempre, compratela, perché è un'auto divertente da guidare. Anche se delle volte ve lo dico, non compratela assolutamente perché è una chiavica di macchina, come è successo con la Batmobile per dire, che a me non piace, fa schifo anche sia da guidare in gara che in tutto il resto. Comunque sia, c'è chi l'ha comprata, c'è chi è piaciuta, però vabbè, questa ragazzi è un'auto particolare, è veramente un'auto particolare, deve piacere un'auto così, però è secondo me qualcosa, la chicca diciamo, la chicca che ha rilasciato Roxar. Io la sto facendo così a mio gusto ragazzi, con questi colori un po' sgargianti diciamo, un po' cangianti, ed è molto 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 bella. Come dicevo, come guidabilità è ottima ragazzi, è sfiziosa da guidare, è veramente carina, scattante,
devo dire che non mi aspettavo questo tipo di auto, anche se GTA Forum pubblicò delle foto, delle cose che anch'io pubblicai sul canale, ma non ho detto che erano del DLC assolutamente. Ho detto che comunque erano delle idee possibili, fattibili, che avrebbe potuto fare la Rockstar. Ma comunque sia, ritorniamo al discorso che queste auto non sono state annunciate in nessun trailer. Io penso, suppongo che giovedì prossimo potrebbero fare un trailer ufficiale di questo DLC, anche se con Giga 55, ragazzi, io penso che abbiano messo tutto, insomma penso che abbiano messo queste 6 auto e finirà qui. Come in cuor mio spero che non sia così, ragazzi, però comunque sia, io dico sempre che l'ultima parola rimane a Rockstar, quindi non ci resta che aspettare e vedere i prossimi risvolti dei prossimi giorni, insomma ragazzi, vedremo quello che ci sarà, se rilasceranno un trailer o qualcosa. E detto questo, ragazzi, per quanto riguarda l'auto, io se avessi i soldi, anche pochi soldi, la comprerei, è abbastanza sfiziosa. Detto questo, un saluto, al prossimo video.